fondano 700 miliardi di lire, quando ci sono dei poveri cittadini che vanno in galera per 4 soldi. Vergogna! E vergogna a chi ti dà spazi! Non ci vergogniamo di Berlusconi e di quelli che gli danno sostegno. Noi non abbiamo fiducia in Berlusconi e in quelli che si alleano con Berlusconi. Noi vogliamo una nuova forma di Costituzione, però attenzione, qua dobbiamo avere la modifica dell'articolo 71 che consente ai cittadini che presentano un disegno di legge di iniziativa popolare di avere una risposta del Parlamento. Non è possibile, non è possibile che uno fa un disegno di legge e questo disegno di legge decade senza che il Parlamento abbia deciso. Quindi vogliamo ancora, e io farò una legge sui partiti politici, perché i soldi che hanno rubato, che stanno rubando e sottraendo ai cittadini sono milioni e milioni di euro, miliardi di euro, perché non c'è una legge sui partiti, mentre ogni paese dell'Occidente ha una legge che disciplina i soldi versati, la gestione del denaro pubblico versato ai partiti. Noi non l'abbiamo voluto fare, io farò un disegno di legge popolare e vi invito a firmarlo, vi invito a firmarlo. E vorrei concludere dicendo questo, anche un'altra questione, i diritti inviolabili, il diritto alla casa. Il diritto alla casa è un diritto inviolabile, il governo deve risolvere il problema della casa che è non avviene, come avviene in tutti i paesi del mondo. Non è possibile sfrattare le persone, capito? Perciò dico, noi vogliamo che il governo si preoccupi della legge sulla casa per dare la possibilità a tutti i cittadini di avere un'abitazione. E poi vogliamo finalmente il varo di un reddito sociale, cioè un reddito che consenta a quelli che sono disoccupati, volontari, di poter avere una retribuzione che sia consona alla dignità delle persone. E vogliamo che il lavoro sia retribuito, come dice l'articolo 36, in modo tale da garantire una vita libera e dignitosa, cosa che oggi non avviene. Quindi, cari amici, la Costituzione non è una cosa che si può dimenticare, perché finora dobbiamo ringraziare questa Carta che si è difesa bene nonostante gli assalti che ha subito nel corso di questi anni, a partire dal titolo. Ecco, noi voglio dirvi, saremo insieme a voi, cercheremo di informarvi su quello che accade in tutti i modi possibili e immaginabili. Io voglio ricordare che dietro questa Costituzione non è un ario elenco di articoli senza nome. Dietro questa Costituzione ci sono uomini combattenti, giovani caduti perché i nomi di giustizia e libertà fossero inseriti nella nostra Costituzione. Se voi volete sapere dove è nata la Costituzione, andate sulle montagne dove sono stati fucilati i partigiani, andate nei campi dove sono stati impiccati, andate nelle prigioni dove sono stati torturati, ma dove è morto un italiano per riscattare la dignità del nostro popolo, andate lì con il pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione, come dice Calamandrei. Grazie. Una dignità che qui non riuscivo a trovare. È possibile, io mi chiedo, se noi vogliamo un'Europa che spacchi in due i cittadini, da una parte quelli che possono lavorare, da quelli che possono avere un welfare, quelli che possono avere una disoccupazione,
E noi invece qui in Italia che non possiamo avere tutto questo, un reddito di cittadinanza, un reddito minimo per sopravvivere. Questa è l'Europa che vogliamo. Attivatevi per piacere, perché noi qui vogliamo tornare. Ti volevo fare due domande. Allora, non crede con il reddito sociale bisognerebbe anche cambiare il sistema economico? Per fare in modo che sia attuato l'articolo 41 della Costituzione, che prevede una politica in cui pubblico e privato vengono coordinati come la voleva Aldo Moro, che poi venne ucciso. Soprattutto che venga attuata l'articolo 3 della Costituzione, secondo comma, che dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e la piena partecipazione di tutti i lavoratori alle organizzazioni politiche, economiche e sociali dello Stato. Se non si fa questa riforma, cioè se questo principio dell'eguaglianza non viene attuato con un livellamento, nel senso che tutti devono avere la pari opportunità di diventare senatore, deputato, consigliere, amministratore, eccetera, noi non andremo mai avanti. Quindi non è possibile che il sistema economico sia in questo, nelle mani dei liberisti. Siamo contro il liberismo solidale, siamo per una programmazione dell'economia, evitando la dispersione di milioni e soprattutto con una redistribuzione delle ricchezze. Perciò ritorna alla sovranità monetaria, lei ti sta dicendo. Esatto. Cioè bisogna una redistribuzione, togliendo a chi ha troppo e dandolo a chi non ha niente, perché i soldi ci stanno, certo. Solo che non vogliono mollarli, allora bisogna costringerlo con un governo serio e forte, perché non ci stanno i soldi. Loro che non vogliono, i parlamentari che stanno là non vogliono toccare niente, si era non capito. Hanno toccato nulla, la vergogna. Allora i contributi dei partiti, le sovvenzioni dei partiti, i soldi che stanno all'estero, che dovrebbero essere tassati, come ha fatto l'America, la Germania, i soldi di Svizzera sono stati tassati per 20%. I soldi della Chiesa, la Chiesa ha un quinto del patrimonio immobiliare italiano, un quinto, deve essere tassato, non è tassato, ma c'è da prendere da tutte le parti. Capito? Sono quattro regioni italiane nelle mani della Chiesa, alberghi, appartamenti, industrie, e non pagano una lira di tasse. Ripeto, questa è una cosa che dobbiamo dire pure a Francesco, perché tu sei bello e caro, però qua tu devi pagare le tasse, perché loro ricevono in eredità immobili da tutte le parti e si arricchiscono sempre di più questi uomini della Chiesa, è una tragedia. Quindi i soldi ci sono, si tratta di volerli prendere, questo governo. E allora come fanno queste alleanze, se non vogliono arrivare a un accordo su queste cose? E i riflessi di una modifica dell'articolo 138 sull'Europa? 138? No, è l'articolo 11 che riguarda la rinuncia alla sovranità, l'articolo 11. Però la Costituzione dice che l'Italia rinuncia alla sovranità in vista della realizzazione di organizzazioni politiche e economiche. L'Europa dei banchieri no, però l'Europa si possa difendere dall'America, sì, perché finora noi abbiamo un'America che è il gendarme del mondo, questa cosa non può andare. Appartenenza a un movimento. Io sono cittadina italiana, sono in veste di camera, mi chiedo, a un'assemblea di istituto avevo più compagni a scuola che lottavano per qualsiasi cosa qui credevano. Oggi qua siamo quattro gatti. Dov'è il popolo? Dove è la massa operaia? Dove sono i falegnami? Dove sono i mastri?
Dove sono i compagni?